now, but it looks to be a lot of vertical control coming through, as you'd imagine, with the buck. They have the Ash on side as well for more of that if they really want to. And there's a lot of focus going on down here, down towards the corridor, and Trico finds himself a double kill in this round. Might find himself a third. Yes, he does. That is one way to completely tear Game Allegiant apart. And now you're down deserves to Challenger League, because remember, if you win this league, you get a Challenger League spot. Trico with yet another kill has been immense on his return here to the team of Godsent. Two players left, Harness and Tedious. Well, make that Harness alone. Have to ace clutch to get this. He will be able to get down the Ionicle. Don't see him being able to get the rest, though. Now they know exactly where he is, and he's been boxed up here, no pun intended, inside of a cigar shop. Will be able to go out for the peak, but he'll be picked off by none other than Trico. And like I said, Trico is one of the players that we had to look out for, probably hungry to prove himself, and right now he certainly is. He wanted to keep it. Quality finds getting killed on towards Hayes, and Monty's back his turn. What are you doing? Oh no, and all of a sudden it all comes tumbling down every Game of Legion. I'm pushed way too far ahead, no one looking in towards Spar or Cocktail, and all of a sudden it crumbles, and God's then up to map point after round 10. All of a sudden, the Game of Legion, one of the biggest favorites to go to playoffs this season. Well, poczek, to są miry porozkładane, mają półtorej minuty zabrane przeciwnikom, to co oni się tam będą jeszcze gdzieś na Romie bawić? No i dokończy to granatem. Oj! Nie? Dokończy. Ale doleci ten? Ten drugi doleciał. O nie, jeszcze eliminacja, ależ Trejko tutaj odpala tryb. Trejko 3K, Trejko odpala tryb Boga po prostu na tej mapie, na tym spotkaniu. Zresztą no... Szyfa za błądę. Ivan pomaga swojemu koledze. Oj, ale tutaj Trejko bardzo ostrożnie wchodzi do Boga na bunkier z pierwszym tak na Yuki. Drugi podejmował go od korytarza, od Hergo. No i jednak Ubisa musiał uznać. Wow! Oj, ale Trejko wchodzi bardzo, bardzo odważnie na bonsai 1. Wow! Potrójny zabójcą w tym momencie, Trejko. No i teraz obrońcy. Wow! Oj, obrońcy. Pozamiatane! O, jeszcze nie podpisali to. Trejko ale... z czterema zabójstwami w pierwszej rundzie. Counterato con questa posizione proprio i totem. Nel frattempo, velocissimo per la grafica. Punto scalativo Pringles. Nel frattempo con Trejko, che però non mi fa parlare. Fatemi parlare delle Pringles! Round impeccabile degli outplay e the punto esclamativo Pringles per giocare il contest. Era molto buono, il pool di operatori giocando zero erano in grado di coprirsi il flank, avere sempre delle info in più e bye bye. Verticalizzabile, una cosa che chiaramente contraddistingue la mappa tra le tante. Mentre cade Juz, gli OP si fanno strada come una corazzata in mezzo, come per la forma della mappa hai sempre bisogno delle tue flashbang, delle tue stun, degli esplosivi direzionati tutti dallo stesso lato. 50 secondi sul cronometro in questo momento, prende la triple precisione Trejko anche su Aizen, un 2 contro 3 quindi con Easy e Gamma. Easy che vede la testolina di YZN, la fa scoppiare al visuale davanti a lui, poi arriva anche la tripla di Easy, 1 contro 1 tra i due migliori player di questo round, con una tripla a testa, anzi Trejko quadrupla, chiedo scusa, mi sono anzi sbagliato, va al plant, Easy ha ancora il C4, questo sarebbe un ottimo lancio, ma ovviamente non lo fa giocare. Oh! Trejko! Non hanno troppi metodi per abbattere anche i basci di Melusi, quadrupla per Quick, Trejko poi ruba il full team, lei sa suo compagno, ma non c'è problema perché l'importante è vincere il round in questo caso, anche grazie ai buchi già effettuati da parte della difesa. C'è Trejko che mantiene ancora Scale Red, infatti riesce a prendere la kill su Yux, è arrivato il trade però da parte di Twitch, YZN ancora tramite la vertical, deve cercare il clutch Edux in questo caso, che scappa dalla fumogena piazzata anche da se stesso, probabilmente perché ricordiamo che Twitch adesso non ha più le stordenti, ma... sulla faccia di Jonky, che non basta però perché Cappuccino ha la peggio e ora c'è solamente da coprire. Oh! Per Trejko, un'altra testa per lui, rimane un ultimo avversario, posteggia anche lui e gli outplayed si conquistano il terzo round prima del cambio dei ruoli. Bravissimi gli outplayed, vincere questa azione, prendere e chiudere in questo modo la triangolazione, quindi sanno che da quella parte viene colpito Chonky, C4 bruttissimo, da rivedere sicuramente nei prossimi round. Trejko trova l'uccisione, rimane solo Voen, triangolato e fraggato dallo svedese ex Godsent. E ora signori, gli outplayed da un round che sembrava ormai andato in malora, lo hanno, ci riesce, flashato Chonky, va per l'apertura, anzi va per il plant, chiedo venia, ma il push viene bloccato e ora il plant essendo online, explode! Wow, bello questo retake! E
qui lo specchio di mira fa molto comodo. Possono cercare di lanciare il suo pareto di C4 dopo aver aperto un buco, perché hanno visto la terza di Xon, la testa di Xon. Mentre Explo avanza fino a Tubi, c'è Cappuccino sulle scale gialle per cercare di impedire a qualcuno di giocare sul ban bianco. Però Xon che è lì, Traico lo aiuta, Demoniac coadiuvato da loro. Rimane solo Ziggy che può fare veramente poco, parliamoci chiaro. 3 contro 1, 15 secondi, il tick va ancora giù e Traico chiude la kill. Primo round, ottimo di off-played, veloci, rapidi e precisi. Qui soffrono tantissimi fumogeni, come abbiamo detto, non c'è maestro in parte. Rimane solamente Vapor! Traico! Lo puoi dire ora ed è GG! Gli off-played sono il secondo team a uscire da questo girone A. Si qualificano dunque per questo sledge importantissimo per cercare di prendere tutta questa verticalità. Gli outplayed, anzi, diciamola meglio, tutti e due i team non stanno guardando i droni, non stanno controllando le zone. Passi così di fronte a bagno in corsa, senza pensare a chi ci può essere. E Traico continua doppia uccisione da parte.